Ben trovati a tutti, amici e amiche di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Ben trovati da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza e ben trovato a un amico di Radio Speranza, Don Manuel Enrique Cepeda Pino, amministratore parrocchiale della parrocchia di Santa Maria Assunta ad Assergi. Ho detto bene, Don Manuel? Certo. Ecco, Don Manuel, innanzitutto ti ringraziamo per essere venuto a trovarci qui nei nostri studi per parlare del tuo paese, cioè del Venezuela, ma partendo diciamo, da una figura molto cara ai venezuelani e non solo. Ne abbiamo parlato già recentemente perché c'è stata anche una messa qui a Pescara, ma adesso ci sarà anche un altro evento. Ce ne vuoi parlare tu? Certo, prima di tutto grazie di questa possibilità. Non è la prima volta che partecipo, che vengo a fare qualche intervento qui a Radio Speranza. E l'invito è per il giorno 19 giugno, all'Aquila, sempre a Colle Maggio, alla presenza del nunzio apostolico Orlando Antonini, dove ho cercato di preparare con l'aiuto divino una messa in azione di grazia per questa beatificazione che è avvenuta in Venezuela e che del beato dottor José Gregorio Hernández Cisneros. E che, perché questa celebrazione? È un'azione di grazia e anche per invitare i numerosi venezuelani che si trovano in Abruzzo. So che sono dispersi ovunque, in Germania, in Francia, Stati Uniti e tutta America Latina. Il venezuelano ora è l'esodo del venezuelano e so che ce ne stanno tanti qui anche a Pescara e io mi rivolgo a questi nostri confratelli venezuelani e a quelli che italiani che anche loro hanno immigrato e conoscono la realtà di questa nazione cara a tanti, come il Venezuela. E lì c'è questa figura di questo beato medico che ha provato in tanti modi, non so bene la storia, di consacrarsi a Dio, ma il segno divino forse lo chiamava altro. Si dedicò molto alla cura di tanti poveri. Infatti il Santo Padre nella sua lettera lo dice, la sua preparazione, perché lui si è preparato prima spiritualmente, perché questo è importante. Il Beato Rosmini lo dice quando parla della carità intellettuale, che è molto importante, poi si rivolge alla carità spirituale prima di fare quella materiale. E penso che questo servo, questo beato, lo abbia fatto. Cioè lui si è lasciato trasformare da Dio e poi si è dato all'aiuto del bisogno del povero. Quindi è una messa di ringraziamento al Signore per averci dato questo nuovo beato che con tanta difficoltà, che ora vive il Venezuela, lo invoca, ma direi che non solo per la parte materiale, ma per quella importante spirituale. Ecco, tu facevi riferimento alle difficoltà purtroppo attuali del Venezuela, che sono grandi difficoltà economiche e sociali, è vero? Sì, no, questo è una cosa del quale proprio l'altro ieri ho visto un video che mi ha colpito tanto. Ma io vorrei finire una cosa. Il Santo Padre nella sua lettera che ha comunicato il Papa Francesco, dove ci chiama, ancora una volta, fratelli tutti, qui in questa lettera ci chiama alla riconciliazione, che tramite questo beato ci sia una riconciliazione e un'estinzione dell'odio che non porta a nulla, porta solo ancora alla disperazione di voler toccare l'altro, ma quell'altro ha una mano tesa dove ti chiede un pezzo di pane, perché questo l'ho visto io nel video. Quindi, e poi questo beato non è della Chiesa particolare, è della Chiesa universale, perché anche
qualche confratello colombiano me ne ha parlato, che proprio in quella terra amata colombiana che accoglie e che continua a accogliere tanti venezuelani, vogliono partecipare a questo grande evento. E quindi questo beato che poi ha dato la sua vita anche per la pace, perché ricordiamo che lui fece proprio insomma una promessa praticamente, no? Per la fine della Prima Guerra Mondiale in quel caso, potrebbe ancora una volta insomma magari intercedere, così speriamo tutti, per il bene del Venezuela. Sì, sì, questo, guarda, nella località dove ha vissuto questo beato, Isnotu, viene chiamato così questa zona, la zona di Trujillo, in zona di montagna, di colline, dove c'è un'aria fresca e dove numerosi vanno alla ricerca di questo uomo. Ma io direi più che prima di tutto ci sia una riconciliazione personale, un atto di mea colpa, perché ci sia la pace universale, e questo lo possiamo e lo dobbiamo chiedere. Noi non possiamo mai perdere la speranza di invocare sull'esempio di questo dottore la pace personale e poi con gli altri, e che possa rinascere una formazione, ciò che viene a mancare. Io addirittura ho incontrato bambini, ragazzi che addirittura non hanno ricevuto nessun sacramento, perché nella disperazione di fuggire da una nazione, la preoccupazione di un padre e di una madre non è altro che lavorare per dare da mangiare. Ora ci vuole anche una forte catechesi, e questo è l'invito che faccio ai miei confratelli sacerdoti, che dobbiamo andare incontro, come dice e lo diceva il Santo Padre allora, San Giovanni Paolo II, aprire le porte. Quindi andare incontro a queste persone, bussare e dialogare, magari oggi con la mascherina, però con una distanza di un metro possiamo fare questo, possiamo non arrenderci ma andare all'incontro al bisogno di queste persone che nella poca, diciamo così, desiderio vogliono incontrare Gesù, come lo ha fatto questo grande uomo, il beato dottor José Gregorio Hernández Cisneros. E quindi la prima cosa, la prima opera anche di solidarietà, di vicinanza al popolo venezuelano è proprio la preghiera. Sì, senz'altro, questa è la preghiera. Io oltre alla preghiera cerco sempre di fare il meglio, ricevo donazioni tramite alcune farmacie, sempre con prescrizione, una lettera di accompagnamento, riesco a inviare delle medicine, medicine generali, ma più che mai per i bambini, per le persone anziane che ne hanno tanto, ma tanto bisogno. E sono riuscito e riesco a inviare questo aiuto a, soprattutto nella parte del mio stato, perché per gli altri penso che, non lo so se già altri lo fanno, ma penso di sì, soprattutto dagli Stati Uniti. Però so che arrivano a destinazione questo aiuto di medicine. Quindi questo è molto importante, non solo per il Covid, ma anche per tutte le altre patologie, perché sono un problema per tutte le patologie, vero? Sì, tu lo sai, io non voglio entrare in politica, che noi abbiamo due figure, e abbiamo la parte positiva, sì. Cioè sono due realtà diverse, però la mia preoccupazione non è tanto quella, la mia preoccupazione è il popolo di Dio, che come ti ho detto all'inizio è un esodo, perché attraversano il deserto, addirittura arriesgando la vita, persone anziane che devono passare il confine dal Venezuela hacia Colombia e non sanno che cosa trovano, possono trovare persone che non si trovano, e quindi nella disperazione dicono o la va o la spacca. E quindi spesso insomma cercano, come dire, fortuna anche qui, e poi ti rendi conto che magari hanno bisogni
anche spirituali, non solo di cibo, insomma, sì, materiale. Sì, noi dobbiamo occuparci proprio della parte spirituale, noi dobbiamo cercare di amministrare bene i sacramenti, perché l'indomani dovremo rendere conto a Dio delle nostre azioni, e se non li amministriamo e li avviciniamo verso Gesù, chi lo può fare se non siamo noi? Noi suoi ministri, suoi consacrati, che dobbiamo cercare di avvicinarli, dargli a loro una forza e uno stare insieme con un metro di distanza, purtroppo. Eh sì, per ora. Poi magari speriamo presto di poter certo. tornare a fare, insomma, anche, come dire, i gesti che facevamo se, prima. Se mi permetti, vorrei ricordare Prego. Proprio l'evento sì. di questa celebrazione lì a Collemaggio all'Aquila alle ore 18, il giorno 19 giugno. Io so che tanti già lo sanno, perché tramite WhatsApp si riesce sì. a arrivare a tutti, ma non per fare numero, ma per fare un incontro, conoscerci fra di noi, perché veniamo da tante parti diverse del Venezuela e ci sono tanti figli di italiani che ci stanno anche lì. Io alla questura mi hanno detto che saranno più di 1000, forse di più, immigrati, figli di italiani che vengono qui a bussare la porta, prima di tutto per avere una fortuna. I loro cari hanno trovato tanta fortuna in Venezuela e hanno lasciato un segno. Io sempre lo dico, ciò che abbiamo adesso là è grazie agli immigrati italiani che hanno saputo lavorare nella fede e nella speranza per una nazione, e che l'amano, amano il Venezuela come avevano un forte ricordo della loro amata Italia. E allora davvero noi ringraziamo Don Manuel Enrique Cepeda Pino, amministratore parrocchiale della parrocchia di Santa Maria Assunta ad Assergi. Don Manuel, a presto. Ok, grazie. Speriamo di ritrovarci per parlare di cose più belle ancora. Eh sì. Importante. Grazie. Buona giornata a tutti. A risentirci a tutti.